Ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata della guida all'asta del Fantacalcio. Ci siamo finalmente arrivati. Oggi parleremo dell'unico motivo per cui potreste litigare con tutti i vostri amici in una sola volta. E sto parlando degli attaccanti. Questo sarà il video più semplice di tutta la guida al Fantacalcio che ho fatto finora. Perché? Quali attaccanti dobbiamo prendere? Quelli che segnano. Ogni anno in media gli attaccanti che arrivano a segnare una ventina di gol sono 3 o 4, per cui ci si scannerà tutti all'asta del fantacalcio per prendere questi attaccanti. Per arrivare a prendere uno di questi bomber si può arrivare a spendere anche un quarto del nostro budget, però conviene avere in squadra almeno un bomber da 20 e uno magari intorno ai 15 gol. Una volta un mio amico mi ha detto: il fantacalcio si vince con gli attaccanti, e dà ragione. Io ci aggiungerei non solo con gli attaccanti, ma se non hai quelli tu almeno nei primi 4 non ci arrivi. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a cercare un grandissimo bomber da avere in squadra e volendo la sua riserva se è all'altezza. Ad esempio, non me ne voglia Caicedo, però se io prendessi Immobile non mi farebbe voglia prendere anche Caicedo, perché non ha la stessa continuità realizzativa di Ciro Immobile. E poi dobbiamo andare a cercarci un paio di attaccanti che vadano tra i 12 e i 15 gol. Per gli attaccanti vale molto meno il discorso della squadra in cui giocano, perché l'importante è solo che lui personalmente segni tanti gol. Ovviamente se un attaccante ha attorno a sé un tot di giocatori di livello che gli consegnano molti palloni in area e lui può finalizzare, chiaramente è più facile che arrivi a gol. Andiamo ora a vedere la griglia degli attaccanti. Per rendere la cosa più pratica ho diviso gli attaccanti per tre fasce. Avremo prima fascia gli attaccanti che segnano intorno ai 20 gol, seconda fascia quelli che di solito raramente scendono sotto i 15 e in terza fascia gli attaccanti che vanno verso i 10 gol a stagione. Poi ci sarà un'altra pagina dedicata alle scommesse e agli altri attaccanti titolari. Tra i bomber di prima fascia troviamo Lukaku dell'Inter, che sicuramente grazie a Conte supererà i 15 gol. Ora c'è il solito Quagliarella, lui batte calci di punizione e rigori nella sua Sampdoria. Io credo che anche quest'anno farà molto molto bene e ci si potrebbe puntare tranquillamente. Adesso magari non farà una stagione da 20 gol, ma 16-17 sì. Abbiamo Cristiano Ronaldo della Juventus, anche lui batte rigori e punizioni, anche lui quest'anno andrà sempre intorno ai 20 gol. Zapata dell'Atalanta, rigorista, e credo che anche lui possa andare sui 20 gol. Piontek del Milan, credo che questo sia l'anno della sua consacrazione. Poi abbiamo Icardi. Ora io l'ho messo con un punto interrogativo perché questo video è stato registrato il 9 agosto, per cui molto probabilmente andrà via, ma dovunque andrà lui è sempre stato un attaccante che va intorno alla ventina di gol. Chiaramente per questi attaccanti di prima fascia bisogna spendere molto, non c'è altra via, tutti li vogliono e quindi saranno molto costosi. Andiamo in seconda fascia, qui troviamo subito Milik, che sarebbe quasi un attaccante di prima fascia. L'anno scorso ha avuto un bel rendimento, è andato intorno ai 17 gol, qualche assist. Milik è uno su cui puntare e che costa meno di quelli che abbiamo appena letto. Poi ci sono Insigne e Mertens, sono entrambi due attaccanti da una quindicina di gol. Insigne batte anche i rigori, l'anno scorso è andato un po' maluccio perché ho visto gente puntarci forte e poi ha fatto una decina di gol. Però si possono acquistare entrambi, magari ci sarebbe da ragionare di fare una accoppiata. Poi c'è Caputo del Sassuolo, con tutti i gol che ha fatto l'anno scorso all'Empoli non vedo perché non farli anche nel Sassuolo, visto che ha Berardi come suggeritore che è molto avanti, anche Bogà. Per cui secondo me Caputo quest'anno potrebbe essere una rivelazione. C'è il solito Pavoletti del Cagliari, lui è una certezza, la sua quindicina di gol più o meno li fa. Ciro Immobile della Lazio, anche lui rigorista, lui è quasi un attaccante di prima fascia. Idem come Belotti del Toro, rigorista anche lui. Entrambi potrebbero essere considerati attaccanti di prima fascia e su cui puntarci. Per fortuna, tra virgolette, l'anno scorso non hanno avuto un rendimento della Madonna, per cui quest'anno probabilmente si riuscirebbero ad acquistare a cifre più basse rispetto allo scorso anno. Poi abbiamo Petagna della Spal, anche lui rigorista, anche lui una quindicina di gol di solito li mette. Poi abbiamo Dzeko della Roma, qui c'è un discorso da fare, perché se lui restasse attaccante titolare della Roma c'è da puntarci, perché secondo me di gol ne fa a 3 trequartisti dietro a suggerire, per cui non può non
far gol. L'anno scorso ha avuto un'annata del cavolo, per cui quest'anno sicuramente costerebbe poco. Se andasse all'Inter c'è da vedere se lui sarebbe titolare o se sarebbe la riserva di Lukaku, perché se fosse la riserva di Lukaku, insomma, non lo so, è da prendere in tandem con Lukaku nel caso. Poi andiamo in terza fascia, gli attaccanti da una decina di gol. Abbiamo Ilicic dell'Atalanta che batte anche le punizioni, lui fa anche molti assist, per cui questo sarebbe comunque valido. Boateng della Fiorentina è un po' una scommessa, batte anche i rigori. Poi c'è Donnarumma del Brescia, rigorista. L'anno scorso ha fatto veramente tanti gol in Serie B e secondo me lui potrebbe essere considerato anche da seconda fascia. Vedrete che non ci punteranno tanto gli altri, ma io una scommessina su di lui la farei. Poi c'è Inglese del Parma, anche lui rigorista, lui di solito sta sulla dozzina di gol all'anno. Gervinho sempre nel Parma, lui fa anche diversi assist. Berardi del Sassuolo fa diversi assist, una decina di gol all'anno li fa sempre, purtroppo ogni tanto prende qualche cartellino di troppo. C'è Orsolini del Bologna, vedrete che quest'anno lui non andrà sotto la dozzina di gol e comunque farà anche diversi assist. Lautaro dell'Inter, c'è da vedere se sarà titolare o meno, ma è un attaccante da una decina di gol, nel caso sarebbe da acquistare in tandem con il titolare dell'Inter. Poi abbiamo Dybala e Mandzukic della Juventus. Queste due sono quasi delle scommesse, nel senso, se restassero tutte e due io li comprerei in tandem e non costerebbero neanche tanto quest'anno, soprattutto Mandzukic. Dybala si è anche deprezzato rispetto all'anno scorso, chi l'ha preso l'anno scorso è rimasto molto fregato, diciamo. Però se restassero tutte e due ci sarebbe da puntare e io prenderei anche Higuain insieme a loro. Poi abbiamo Leao del Milan, questo io non ho capito sinceramente perché il Milan l'abbia acquistato. Lui è un attaccante che l'anno scorso ha fatto 8 gol in Ligue 1, l'ho messo in terza fascia perché comunque è il titolare del Milan, però c'è da vedere quanti gol riuscirà a fare realmente. E poi abbiamo Lasagna dell'Udinese, anche lui un attaccante sulla decina di gol. Volendo consigliarvi quali attaccanti acquistare per la vostra formazione di Fantacalcio 2019-2020, non posso che dirvi di prendere almeno un attaccante di prima fascia tra Piontek, Zapata e Quagliarella, se non volete spendere così tanto quanto sarà il costo di Ronaldo, perché lui costerà veramente tanto. Lukaku c'è da vedere come si integrerà, però si potrebbe acquistare anche lui, eh. Comunque gli attaccanti di prima fascia sono tutti validi. Poi prenderei, se ci si riuscisse, un paio di attaccanti di seconda fascia, soprattutto uno tra Immobile, Belotti e Milik e uno tra Caputo e Pavoletti. Per quanto riguarda la terza fascia, secondo me c'è da puntare con decisione su Donnarumma del Brescia. Poi completerei il parco attaccanti con o una riserva del bomber di prima e seconda fascia che avete acquistato o qualche rimanenza di questi qua, oppure tra le scommesse che andremo a vedere ora. Allora, tra le scommesse gli altri titolari troviamo Muriel dell'Atalanta. Ora tutti lo danno come riserva di Zapata, però secondo me giocherà diverse partite. De Ferel della Roma l'ho messo, ma solo se verrà ceduto. Destro è Palacio del Bologna, tutti danno per titolare Palacio, ma secondo me, vista anche la sua età, quest'anno il titolare sarà Destro e potrebbe essere un attaccante che andrà a fare più di 12 gol, quindi io su Destro un po' ci punterei, un po' meno su Palacio perché uno più da assist. Higuain della Juve, se lui non partisse io lo acquisterei insieme a Dybala e Mandzukic. Sicuramente se lui resterà alla Juve non resterà soltanto a guardare. Correa e Caicedo della Lazio, questi vanno presi in tandem. Iago Falk e Zaza del Torino, idem come sopra. Dio, Zaza può essere preso anche in accoppiata con Belotti. Comunque Iago Falk è un attaccante che è un po' sotto i 10 gol ogni stagione, fa degli assist. Zaza, se si sbloccasse e fosse titolare, sarebbe una bella scommessa. Pinamonti del Genoa, secondo me quest'anno farà una dozzina di gol. Pazzini, rigorista, e Di Carmine del Verona, io tra i due punterei di più su Di Carmine, perché comunque quando non c'è Pazzini i rigori li batte lui, ma stiamo parlando comunque di attaccanti secondo me da una decina di gol massimo. Boga del Sassuolo, se uno vuole provare a puntarci, lui farà molti assist, ma di gol credo che ne farà massimo 5 o 6. Politano dell'Inter, c'è da vedere se giocherà titolare o se verrà ceduto. Ecco, se venisse ceduto magari alla Fiorentina ci sarebbe da puntarci. Qui adesso iniziamo a sconfinare tra, diciamo, gli altri titolari, perché c'è Caramo del Parma e Sansone del Bologna. Io non so quanti gol faranno realmente questi, ma non credo che arrivino alla decina di gol. La Padula del Lecce potrebbe essere una scommessa, in fondo è la punta titolare e anche se non batte i calci piazzati potrebbe arrivare a una decina di gol, e anzi se fosse una stagione fortunatissima lui i numeri ce li avrebbe. Schick della Roma c'è da vedere, perché se partisse Dzeko e lui fosse il titolare ci si potrebbe provare a puntare. Poi non è un attaccante che mi abbia mai entusiasmato più di tanto, però non si sa mai. Qui, volendo ora completare il capitolo altri attaccanti titolari, abbiamo Torregrossa del Brescia, e lui è un attaccante che se va bene
bene, segnerà 8-9 gol quest'anno. Pusseto dell'Udinese idem. La Mantia del Lecce, anche lui credo che sia un attaccante da 8-9 gol. Caprari della Sampdoria, lui potrebbe essere preso in ottica assist, perché avendo Quagliarella di fianco di assist ne farà tanti. Kwame del Genoa, lui è uno che fa più assist che gol. Floccari della Spal, purtroppo sono diverse stagioni che stecca, a me piaceva ma è un attaccante che ultimamente è abbondantemente sotto i 10 gol. Simeone della Fiorentina, lui è un grosso punto interrogativo, perché un paio d'anni fa aveva fatto una bella stagione, l'anno scorso è stato pessimo, quest'anno bisogna vedere che succederà, è più una scommessa quasi, ma probabilmente verrà ceduto. E per finire c'è Nestorovski dell'Udinese, ecco, lui viene dato come riserva di Lasagna, ma io sono convinto che potrebbe conquistarsi il posto da titolare. Ovviamente per avere un attacco di successo bisognerebbe avere quasi unicamente attaccanti della prima pagina che abbiamo visto. Le scommesse sì, ci stanno, ma solo considerate come ultime riserve, cioè su 6 ne potete avere una, forse due. E tu su quali bomber punterai per vincere il fantacalcio? Fammelo sapere con un commento qua sotto. Se questo argomento ti interessa, vai a vedere anche gli altri video che ho fatto sul fantacalcio. E se questo video ti piace, ti chiedo di lasciarmi un like e di iscriverti al mio canale.